Bentornati ragazzi, altro video per quanto riguarda EcoAuto e oggi vi diamo qualche news per quanto riguarda il preacquisto di EcoAuto, quindi attenzione, guardate il video fino in fondo perché parecchie volte fate dei commenti dove la risposta era 2 minuti dopo e vuol dire che non avete visto il video fino in fondo. Per poter scoprire queste informazioni che vi stiamo dando, vi raccomandiamo di guardare il video fino in fondo perché dovremmo stilare un elenco di cose, metteremo un link ancora più semplice in modo tale che voi sappiate se potete acquistarlo oppure no. Ma nel caso anche non possiate acquistarlo, abbiamo trovato una soluzione alternativa. Ma prima di svelare il video e di farvi vedere il tutto, ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, mi raccomando, ancora grazie mille per aver superato i 3000 iscritti, siamo strafelici perché sono tutti iscritti veri, sì. Assolutamente. No, non abbiamo la possibilità di comprarci. No, assolutamente, quindi... poi sarebbe inutile. Assolutamente sì. E di lasciare un bel mi piace, mi raccomando, tanto non vi costa nulla. Date un'occhiata anche al canale Instagram, si chiama sempre Tutto Tech. Trovate retroscena che Michele pubblica prima dei video, cose divertenti, sketch... È piacevole, molto piacevole. Sì, ogni tanto mettiamo qualcosina, dai, per poter presentare qualche video in anteprima. Esatto, e attivate la campanellina, mi raccomando, i nuovi iscritti, così verrete avvisati dei prossimi video in uscita. Ed ora, beccatevi la nostra sigla! Allora, prima di acquistare EcoAuto, mi raccomando, è da andare a dare un'occhiata assolutamente al link che vi metteremo qui sotto. In questo link sarà presente un elenco ufficiale Amazon, quindi più di così se muore. Dichiarato proprio da loro. Esatto, dove troverete tutto l'elenco dei mezzi, le auto che non supportano l'EcoAuto e i cellulari che non supportano EcoAuto. Quindi se trovate la vostra auto in questo elenco che vi mettiamo il link o il vostro cellulare, non compratelo. Perché non c'è niente da fare se non che vi comprate su Amazon un adattatore Bluetooth FM o anche AUX. Praticamente è un accendisigari da una parte, voi lo inserite all'interno dell'accendisigari, mettiamo qui sotto comunque il link anche di uno che abbiamo visto che fa un po' di tutto, poi decidete voi se acquistarlo o meno, però inserendo quello nell'accendisigari, collegando il Bluetooth di quel prodotto al vostro cellulare e poi configurare EcoAuto con quel Bluetooth, perché comunque è un 5.0, quindi diciamo che si riduce al minimo ogni tipo di interferenza, perché il 5.0 per adesso è l'ultimo tipo di Bluetooth che dà una connessione abbastanza stabile, in alcuni casi ottimale, in altri potrebbe avere qualche problema, è per quello che abbiamo messo precedentemente un video su come resettare per poterlo rifare. Ma tornando a questo accessorio, avete la possibilità di scegliere o la connessione Bluetooth o la connessione RF. La connessione RF funziona semplicemente, tenete premuto il tasto che c'è posto su questo prodotto, inizierà a lampeggiare un numeretto, voi selezionate una frequenza che sia libera, tipo, adesso sparo, è un esempio, 91.1, sincronizzate questo 91.1 con la frequenza della vostra autoradio della macchina, quindi metterete 91.1 anche sulla macchina, questi due inizieranno a colloquiare tra di loro e il prodotto utilizzerà la vostra autoradio, quindi le casse della vostra autoradio, per far sì che tutto ciò che gli arrivi venga trasmesso tramite queste casse della vostra auto. Altra cosa che potete fare è, se non avete nemmeno la connessione AUX, alcuni di questi dispositivi hanno anche la connessione AUX. Poi hanno tutta una serie di caratteristiche, posso inserirci una chiavetta USB, ricaricare il cellulare, mettere una micro SD per ascoltare la musica, potete fare tantissime cose. Però diciamo che questa è un'alternativa per poter bypassare il problema e utilizzare lo stesso EcoAuto anche su auto che magari non sono compatibili. Ricordatevi sempre, ormai quasi tutti gli operatori offrono pacchetti dove hai giga ad iosa, però è sempre giusto ricordare che tutti i dati di navigazione, i minuti di conversazione naturalmente vengono scalati dal vostro profilo personale, quindi da monitorare, e se non avete ancora magari al giorno d'oggi un pacchetto con giga e minuti,
vi ciuccia tutto il credito praticamente. Sì, vi conviene guardare anche quello. Esatto, da tenere d'occhio anche questa cosa. Altra cosa che ci avete fatto notare è che quando c'erano problemi di connessioni tra l'eco auto e il Bluetooth della vostra auto, nella domanda veniva appunto formulata questo problema e le prime cose che bisogna andare a verificare, ribadiamo questa cosa, è che il vostro cellulare sia connesso col Bluetooth dell'auto, ma che anche EcoAuto sia connesso col Bluetooth dell'auto. Quindi quando entrerete nelle impostazioni del vostro cellulare alla voce Bluetooth dovrete trovare connesso sia sulla voce auto, adesso non so come chiamerà la vostra auto, sia alla voce del vostro EcoAuto. Se queste due impostazioni sono connesse, il problema potrebbe essere sempre quello del Bluetooth, quindi fate il reset, seguite il video che vi metto qui in alto e dovrebbe andare tutto bene. A me personalmente è capitato di avere un problema non appena ho fatto la prima installazione con EcoAuto, non sentivo nulla, mi ha detto che era tutto a posto, ma quando ho fatto il test, perché a un certo punto dice di fare un test audio, non usciva nessun suono. Io ho detto avanti, mi ha detto di riconfigurare il tutto, ho rifatto la procedura di reset e la seconda volta ha funzionato tutto perfettamente e da quel momento non ho problemi. L'unico problema che ho riscontrato è che io ho un autoradio, che io ho una Golf serie 7. La Golf, quando selezioni radio, la radio prevarica su quasi tutto, tranne che sul navigatore. Quindi cosa succede? Quando io voglio utilizzare EcoAuto devo andare nelle impostazioni media e selezionare Bluetooth e lasciarlo così, quindi non ho possibilità di sentire la radio e nel frattempo utilizzare Alexa, perché c'era qualcuno che mi diceva il tuo stesso modello di auto e se per caso vi capita qualcosa di questo tipo io sto cercando una soluzione, però per adesso non ho trovato nulla che faccia sì che questo prevaricare della radio vada in secondo piano e si riesca a utilizzare tutto insieme. Però vabbè, poco male, se devo chiedere qualcosa al nostro assistente vocale schiaccio media e utilizzo quello. E questo accessorio di cui ne ha parlato Miki benissimo adesso ha un prezzo anche contenuto, quindi vi può risolvere un bel problema con un prezzo che oscilla dai 10 ai 20 euro più o meno. Ecco, importante ragazzi aver visto questo video, magari vi state informando adesso per poter acquistare EcoAuto. Se l'avete visto siete avvantaggiati, non vi troverete nella situazione di non poterlo utilizzare, aver speso soldi inutilmente, dover fare il reso e quant'altro. Quindi per questo video è tutto ragazzi, mi raccomando date un'occhiata ai link qui sotto, perché trovate naturalmente i link di cui vi abbiamo appena parlato, ma anche tutti i prodotti che abbiamo testato nei video precedenti e anche alcuni prodotti che magari prima o poi comprerete. Chi lo sa? Sono lì nel limbo, noi li lasciamo un attimino lì. Comunque, guardate sul canale, ci sono una miriade di video per quanto riguarda i dispositivi di domotica, ma anche tante altre cose. Voi date sempre un'occhiata a ciò che vi interessa e sotto trovate il link. Vi basterà cliccare, vi rimanda ad Amazon ed effettuate l'acquisto. Con questa operazione semplicissima ci aiutate a mandare avanti il canale, semplicemente perché a voi costa zero. A noi invece il vostro click su quel link che vi rimanda ad Amazon e fate voi l'acquisto, Amazon ci riconosce una piccola percentuale che noi mettiamo da parte per poter poi dopo acquistare prodotti che vediamo che ci vengono richiesti e di proporveli facendo dei test. Quindi a voi costo zero, a noi invece aiuta veramente tanto. Per questo video è tutto ragazzi, al prossimo, ciao! Ciao!